Siamo nello studio della Teleagenzia 1 e oggi cercheremo di approfondire delle tematiche che hanno invaso i media italiani nell'ultimo periodo. Abbiamo in studio Alessandro Di Battista, vicepresidente della Commissione Esteri Camera dei Deputati, e Manlio Di Stefano, capogruppo per il Movimento 5 Stelle nella stessa commissione. Partiamo dalla guerra in atto tra Gaza e Israele. Un mese di conflitto ha provocato circa 1.900 vittime, per la maggior parte palestinesi civili. E pochi giorni fa avete avuto l'incontro con l'ambasciatore israeliano a Roma. Cosa è successo? Noi in realtà chiaramente se ne sta parlando di più oggi perché chiaramente il conflitto con quasi 2.000 morti è tornato in auge, ma in realtà noi abbiamo avviato un percorso da quando siamo entrati alla Camera dei Deputati, quindi da un anno e mezzo, ed era infatti già la seconda volta che incontravamo in realtà l'ambasciatore israeliano. Abbiamo anche incontrato l'ambasciatrice palestinese, oltre a tante altre realtà, anche semplicemente nel mondo dell'associazionismo di quell'area. È successo che abbiamo portato avanti delle proposte, non abbiamo voluto parlare di storia o di origini del conflitto, perché ci troviamo in questo momento, la cosa è alquanto bizzarra, da opposizione a fare qualcosa che dovrebbe fare probabilmente il governo, ovvero quella che si chiama diplomazia, quella che si chiama proposte concrete per andare verso la soluzione di un conflitto, chiaramente con il potere che l'Italia ha, ma che sappiamo dovrebbe essere invece in concerto con tutti gli altri attori internazionali. Noi crediamo che però l'Italia possa fare sicuramente la sua parte ed è il motivo per il quale abbiamo fatto sette proposte e le abbiamo discusse sia con gli ambasciatori che chiaramente in aula quando è venuto il ministro degli affari esteri Mogherini a riferire in aula. Questo è un po' un percorso che abbiamo avviato e speriamo sinceramente che il governo possa fare qualcosa in quella direzione, altrimenti essere fermi in questo momento significa essere complici del più forte. Di Battista, quali sono queste sette proposte che avete fatto? E come diceva Manlio, e come disse un sacerdote, Lorenzo Milani, non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. Oggi c'è una disuguaglianza di mezzi dal punto di vista sociale, economico, tra gli abitanti di Gaza e Israele, e dire essere equidistanti significa essere ingiusti. Che non significa minimamente che noi parteggiamo per Hamas, anzi, abbiamo sempre dichiarato che l'atteggiamento di Hamas con questi razzi che sono sia dal punto di vista etico ovviamente deprecabili, sono anche pragmaticamente inutili, grazie a Dio, nel senso non fanno vittime, grazie a Dio perché Israele ha investito moltissimo in un sistema di protezione. Per cui la prima cosa che ci piacerebbe addirittura parlare con Hamas, e l'abbiamo ribadito anche all'ambasciatore, per dirgli, esprimere la nostra disapprovazione all'uso della violenza. C'è da dire che bisogna anche capire perché si utilizza la violenza. È complesso vivere all'interno di una prigione a cielo aperto, con una densità di popolazione più alta al mondo, senza possibilità di fuga se ti arrivano le bombe addosso. Non è facile, cioè io vorrei che le persone si immedesimassero in una situazione del genere. Le nostre proposte quindi sono proposte molto nette, chiare, che consentano appunto all'Italia di prendere una posizione politica, diplomatica estremamente dura nei confronti di questa aggressione spropositata da parte del governo di Netanyahu nei confronti appunto degli abitanti di Gaza, perché la maggior parte delle vittime sono civili. Tra queste proposte c'è il ritiro dell'ambasciatore, cosa che hanno fatto diversi paesi latinoamericani, tra cui una potenza ormai mondiale come il Brasile, e il blocco di alcuni accordi commerciali, alcuni trattati che abbiamo con Israele, la possibilità da parte del consumatore italiano di sapere esattamente certi prodotti che arrivano da Israele se sono stati prodotti all'interno delle colonie. Le colonie sono degli avamposti israeliani all'interno dei territori palestinesi che sono state considerate da sempre illegali dalle Nazioni Unite, quindi non da Hamas. E poi il blocco immediato di tutte le forniture di armi ad Israele. Questa cosa è fondamentale. E quando qualcuno ci dice ma solo con Israele, perché solo con Israele non ce l'abbiamo, qualora noi avessimo un accordo commerciale legato di armi con Hamas, immediatamente chiederemmo la stessa cosa. Ricordiamo che Hamas, insomma, ha proposto, insomma, anche la pace se Israele si ritirava dalle colonie che aveva conquistato nel 67. Quella potrebbe essere una soluzione di pace che a livello internazionale, con pressioni internazionali su Israele, è una strada percorribile per voi? Vuoi rispondere tu? Noi anche di questo abbiamo parlato con gli ambasciatori, ad esempio, perché è facile dire,
non voglio giustificare, credetemi, non voglio giustificare nessuna reazione. Le reazioni sono sempre spesso eccessive in questa storia, ma d'altronde anche l'esasperazione è eccessiva. Però da una parte si è sempre chiesto, dopo 8 anni di embargo, le nostre condizioni a una tregua non possono essere quelle della resa, devono essere quelle appunto di un accordo. L'accordo per noi prevede libertà e quindi autonomia dello Stato di Palestina, perché in questo momento anche nei territori, diciamo, liberi della Palestina c'è il condizionamento comunque di Israele. Poi si dovrebbe parlare di come si è divisa Israele e Palestina, le aree, però è troppo magari tecnico in questo momento. E l'altra cosa è libertà di circolazione e sicuramente rimozione del muro. Tutte, tra l'altro, sono tutte cose che sono state già ritenute illegali dalle Nazioni Unite. Sono circa 80 risoluzioni che vanno contro queste cose. Quindi, anche parlando con l'ambasciatore israeliano, lui ci ha detto, beh, non possiamo oggi sederci a un tavolo e parlare dei confini del 67, perché la situazione è diversa. La situazione è diversa perché Israele è arrivato a questo oggi, ignorando per 40 anni i confini del 67. E allora, siccome Israele riconosce il suo ruolo come democrazia in Medio Oriente e quindi si relaziona con i paesi occidentali, e se riconosce l'Europa e riconosce le Nazioni Unite, allora deve riconoscere anche i limiti che le Nazioni Unite gli pongono. E riconoscendo quei limiti dovrebbe dire, ok, fermiamoci subito con una tregua dal bombardamento, dopodiché ci teniamo a un tavolo e discutiamo partendo dai confini del 67. Se non lo fa, è chiaro che diventa tutto un po' strumentale anche parlarne. L'ambasciatore, ovviamente, per lui è impraticabile la via che abbiamo appena detto, il che rende tutto più complicato. Noi oggi siamo deputati della Repubblica, portavoce, e siamo cittadini. E prima eravamo cittadini al di fuori delle istituzioni e facevamo manifestazioni. Io, anche lui, insomma, si manifestava contro la guerra in Iraq, contro la guerra in Afghanistan. Cioè, per fare un discorso un po' più globale, quello che oggi si vede come reazione appunto del governo israeliano a Gaza per distruggere il terrorismo, poi bisogna sempre valutare, perché per qualcuno sono terroristi, anche per la comunità europea, magari per degli arabi sono la resistenza, è sempre questione di punti di vista. D'altro canto la resistenza italiana vista dai nazisti era terrorismo. Io non sto esprimendo un parere nello specifico, è tutta però una questione di punti di vista. I fatti sono che l'utilizzo della violenza ha portato da sempre, soprattutto in quelle aree lì che sono molto complesse, maggiore violenza. Si vede in Afghanistan, dovevamo pacificare, dovevamo fare in modo che le donne non portassero più il burka, oggi le donne portano il burka, l'Italia spende 2,6 milioni di euro al giorno in Afghanistan e i talebani hanno sostanzialmente vinto la guerra. Cioè hanno vinto la guerra e adesso si sta pensando gli americani uscire fuori, ma i talebani hanno vinto. In Iraq si è buttato giù un dittatore, era un dittatore per l'amor di Dio, armato però dalle potenze occidentali, nello specifico dagli Stati Uniti, che armarono Saddam Hussein e le armi tossiche lo utilizzò contro i curdi, il quale riuscì, non so come, probabilmente utilizzando la violenza, a mantenere uno stato laico in cui anche le minoranze, a parte i curdi, anche le minoranze religiose avessero determinate garanzie. Con l'intervento e l'ingerenza esterna si è creato appunto un cortocircuito, gli sciiti hanno distrutto, comunque fatto in alcune zone carne di porco dei sunniti, e oggi i sunniti si sono alleati in questo enorme esercito di guerriglieri, l'ISIL, terroristi, anche perché fanno davvero degli atti drammatici, che si stanno vendicando dei torti subiti precedentemente. Non funziona più la storia, per quello anche Maglio prima sosteneva, basta anche parlare in un certo senso di storia. Se dobbiamo stare qui ore e ore a discutere su chi ha sparato per primo, non usciamo da nessuna parte, impossibile. Cioè sarà sempre qualcuno che ha sparato prima di qualcun altro, soprattutto in quell'area in cui ci sono conflitti da migliaia e migliaia di anni. Qua bisogna fermarsi e capire che le bombe che oggi Obama, il premio Nobel, vuole buttare in Iraq contro l'esercito dell'ISIL, produrranno ancora più spirale di odio e di terrorismo internazionale, magari facendo sì che anche, questo è importante capire, degli arabi qui in Italia, che oggi vivono tranquillamente in Italia, se li distruggono, se li ammazzano le loro famiglie in certi posti del mondo, probabilmente potrebbero individuare nella violenza e nella vendetta una strada, e magari il terrorismo arriverà in queste ore anche in Italia. Quando l'ISIL dice arriveremo a Roma, intende dire questo, magari non arriveranno con l'esercito ovviamente, ma magari con il terrorismo, e Roma non si può difendere. Certo.
Tornando al conflitto, oltre i 1900 morti, sul campo rimangono i danni subiti nella striscia di Gaza e si stimano 6 miliardi di euro di danni. E ad Oslo ci sarà un summit per i donatori. L'Italia in questo caso è stata la prima a vendere armi a Israele, le stesse armi che poi hanno creato il disastro a Gaza, e adesso è la prima a mandare i soccorsi umanitari. Sembra un paradosso. Questa è l'ipocrisia occidentale, non è soltanto l'Italia. Noi anche da questo punto di vista, tra i punti che abbiamo poco fa accennato, quelli che erano salienti, diciamo, ce ne sono altri significativi. Noi abbiamo parlato al ministro Mogherini di quanto sia oggi importante prevedere anche sanzioni, ad esempio, per chi distrugge aiuti umanitari. L'Italia, come tanti altri paesi, partecipando alla Commissione europea, partecipando alle istituzioni europee, ovviamente finanzia gli aiuti umanitari e la cooperazione, i progetti di cooperazione in Medio Oriente. La Palestina, tra l'altro, è uno dei paesi che riceve più aiuti da parte della comunità europea. E in contemporanea assistiamo a paesi come l'Italia, ma come tanti altri, che forniscono armi a Israele, che poi, come è successo alla cronaca e quasi quotidiana ormai, distrugge regolarmente strutture, ospedali, rete fognaria, pozzi, scuole dell'ONU, scuole dell'UNRWA, tutte strutture che abbiamo noi creato con i nostri soldi. Allora io mi chiedo, non potremmo invece di rincorrere sempre, interrompere il processo che è malato in partenza? Io non devo fornire armi, ma non l'abbiamo detto sempre nel decreto missioni, che discuteremo tra l'altro come primo atto tornando subito alla Camera. Non puoi già logicamente mettere nello stesso atto le missioni internazionali con la cooperazione, perché fatte in un modo le missioni sono l'origine della necessità di avere cooperazione internazionale. E allora, come si diceva un tempo, trasformiamo i proiettili in fiori, cioè aiutiamoli non distruggendoli. Il primo gesto che si può fare di pace è non creare le condizioni per la guerra, quella è la cosa fondamentale. Scusa, in Parlamento è, se tu blocchi la produzione bellica poi dai un altro colpo all'economia e crei disoccupazione. Sempre un po' questa la scusa, no? L'economia, per l'amor di Dio, lo vediamo in queste ore, dati drammatici. Il discorso è che bisogna percepire, è difficile, che anche un tumore è una crescita, però appunto di cellule tumorali e cancerogene. O ci fermiamo e prima ci facciamo le giuste domande, lo diceva Terzani, le giuste domande è giusto costruire F-35 cacciabombardieri e comprarli? Sì o no? Per noi no. Dopo che ti sei risposto, poi pensi alle alternative per fare in modo che quei posti di lavoro garantiti appunto dall'industria bellica possano essere garantiti da un altro tipo di investimento. Ma prima le domande giuste ti devi fare. La politica si deve fare le domande giuste. È giusto? È giusto vendere armi? Per noi no. Ci rimettono delle aziende italiane? Sì. Ci sarà lo Stato italiano che si deve occupare, tagliando dove deve tagliare, di reinserire quelle forze occupazionali in altri settori. E in Italia ci sono i settori, c'è il turismo, c'è l'enogastronomia, c'è la cultura, ci sono pozzi di petrolio differenti appunto dall'oro nero, dagli altri. No, su questo per fortuna molti economisti sono arrivati alla conclusione che il PIL per le nazioni industrializzate non è più il valore di riferimento per la felicità o comunque per la felicità no, nazioni. Per certi versi per l'economia sì, oggi c'è bisogno anche lì dividere, esistono altri indicatori per l'amor di Dio, perché il PIL viene aumentato anche se ci sono appunto più malati o più guerre, automobilistici o più guerre. Tuttavia oggi in Italia il fatto che siamo in recessione, quindi che il PIL sia per due trimestri consecutivi sceso, non è come dire però non è l'unico indicatore, è un dramma totale. Vi do due dati sì, significativi da questo punto di vista. Intanto da settembre con i nuovi dati il PIL verrà calcolato anche includendo il nero, quindi prostituzione, traffico di droghe e traffico illecito di armi. Quindi questo sarà un trucchetto che l'abbiamo denunciato ieri in aula, che probabilmente il governo utilizzerà a settembre per poter dire, vedete, eravamo in decrescita, siamo di nuovo in crescita. Tutti i governi europei faranno questo giochetto, ma è semplicemente una nuova forma di calcolo che farà l'Istat, l'Eurostat in quel caso. E l'altra cosa che è significativa, perché veramente ti rendi conto di come funziona la macchina parlamentare, ogni 6 mesi o 3 facciamo un decreto missioni, quindi c'è il tempo di fare un decreto missioni per finanziare le missioni militari. E per la stessa logica con la cultura non si mangia, quando in Italia invece dovremmo mangiare di cultura, abbiamo recentemente è recentemente arrivata in Commissione Affari Esteri una ratifica che è stata fatta da Andreotti di un accordo con gli altri paesi per la valorizzazione del patrimonio archeologico. La stiamo firmando dopo 30 anni, sì, certo. 27 anni.
Ora capite la follia di 41 paesi, l'Italia che ha l'80% del patrimonio archeologico d'Europa è l'ultima che lo firma, anzi le ultime due sono Italia e l'altro paese non mi ricordo, forse Romania. Questa è la follia del nostro Parlamento, cioè non riuscite davvero a cambiare direzione, ma davvero concretamente verso i nostri beni che non sono sicuramente quelli delle armi. Un altro problema a livello internazionale è il caso dei due Marò che ancora sono detenuti in India. Il Premier Renzi spera nel nuovo governo indiano. Come stanno veramente le cose? L'esempio dei Marò è un ulteriore esempio della perdita ormai di prestigio, di credibilità, anche di potere contrattuale a livello internazionale che i governi devastanti dal punto di vista dell'immagine dell'economia come il governo Berlusconi e gli errori tragici fatti anche dal governo Monti ormai ci hanno fatto perdere. Noi eravamo una potenza economica, lo siamo sempre meno. Eravamo comunque una potenza che non voglio minimamente tessere le lodi della Prima Repubblica, ma c'erano politicanti che hanno rubato, magari vicini alla mafia come Andreotti o appunto ladri come Bottino Craxi, come lo definisce Travaglio, che però avevano una statura, purtroppo questo non lo voglio giustificare, una statura politica che non hanno i politicanti di oggi, che sono davvero poca roba, tenuti in piedi dalle televisioni, da questo sistema mediatico che non crea poi contenuti. Oggi non esiste un politico italiano negli ultimi governi che abbia appunto una considerazione internazionale, e questo si vede appunto nel fatto dei Marò. Se i Marò fossero stati francesi o nordamericani probabilmente già starebbero nei loro paesi, però noi abbiamo un potere contrattuale, lo avremmo da utilizzare. Per esempio noi partecipiamo a una serie di missioni NATO, tenendo presente il Movimento 5 Stelle vorrebbe anche discutere in generale la nostra posizione riguardo alla NATO, perché se la NATO significa soltanto obbedire a degli ordini americani, non è più un'alleanza di difesa, oltretutto lo statuto della NATO parla di difesa, ma è uno strumento di attacco nei confronti di alcune popolazioni che faranno quello che vogliono, ma comunque non ci hanno attaccato a noi. Ma al di là di questo, comunque ci siamo in Afghanistan. Allora perché non utilizzare il ricatto dell'uscita immediata dall'Afghanistan? Noi siamo d'accordo a prescindere, per far sì che la comunità internazionale, gli Stati Uniti, la Francia o altri paesi possano supportare una battaglia per fare in modo che questi due soldati italiani, colpevoli o non colpevoli, non spetta a noi a dirlo, devono essere processati per noi in Italia, hanno comunque obbedito a degli ordini ricevuti e il problema viene sempre dall'alto. Perché non utilizzare quest'arma? Perché non fare ricatto? Noi in Parlamento abbiamo visto che grazie all'arma del ricatto abbiamo ottenuto risultati. Ci fate passare questi emendamenti che sono utili per i cittadini o rimanete in aula. Funzionano solo i rapporti di forza. Però in politica è sempre stato così. Tu partecipi ad una missione, quindi dai un valore aggiunto a una determinata missione e ricatti, o ci date una mano voi paesi della NATO per risolvere questo caso, perché davvero è discredita il prestigio dell'Italia nel mondo, oppure noi ce ne andiamo. In quel momento probabilmente si potrebbe creare un supporto maggiore. L'errore è stato fatto precedentemente perché non si è riusciti a trasformare la questione dei Marò in una questione europea, con gravissimi errori, anche perché tutto un discorso di lotta alla pirateria in quella zona è un discorso più internazionale o europeo, non soltanto nazionale italiano. Non è stato fatto. Oggi il Premier Renzi avrebbe la possibilità di farlo. Fate così o non ce ne andiamo, probabilmente smuoverebbe le acque. Non si ha volontà di farlo perché si è davvero sudditi di multinazionali stranieri, si è pure nei confronti degli Stati Uniti d'America, nei confronti di anche della Commissione Europea, l'Italia ha una sudditanza totale. Cioè, è possibile che ieri Draghi dica quelle frasi, dobbiamo cedere sovranità, e tutti zitti, e soltanto il Movimento 5 Stelle insorga e poi dicono che ci arrabbiamo? Ma è accettabile la perdita di sovranità per uno Stato sovrano, e dal punto di vista militare, economico, monetario, finanziario, ormai pure delle riforme, cioè le riforme italiane non lo deve fare il Parlamento, l'altro il Parlamento non viene ascoltato minimamente, ma le deve fare la Commissione Europea. Cioè, ma ci vogliamo pacificamente, in maniera non violenta, ribellare? Beh, ricordiamo, si vuole ribellare. Ricordiamo la lettera appunto a Berlusconi con i punti delle riforme da fare, che poi adesso appunto si è trasformata in una telefonata, forse per il ricordo, per paradossalmente Berlusconi, considero l'anti-berlusconismo un valore. Paradossalmente Berlusconi era più indipendente di questi davvero mediocri politicanti, di Monti, di Renzi, era più indipendente Berlusconi, comunque ha attuato con Putin anche per farsi gli affari suoi. Una politica interessante dal punto di vista internazionale. Sicuramente in Europa meno ricattabile rispetto a... Non solo, diversificazione anche delle dipendenze. Noi abbiamo visto in Commissione Affari Esteri in quest'anno che
l'Italia dipende, ma questo è evidente anche per le sue dimensioni e per la sua posizione geografica, dipende dall'export, dipende da altri paesi sostanzialmente. Se dipendi al 100% come dagli Stati Uniti, sei chiaramente legato agli Stati Uniti. Allora, quantomeno una politica intelligente e lungimirante sarebbe quella di trovare anche nuovi alleati, di trovare anche nuove porte, diciamo, per aprire nuovi canali economici. Ieri, e quella è l'arma poi che utilizzano gli altri, ad esempio Putin si è ribellato alle sanzioni europee dicendo: sapete che c'è? Io blocco l'import in Russia. Chi ci rimetto? Solo per l'Italia. Ieri, ieri con il mio ottimo collega Fabrizio Filippo Gallinella, e mi faceva vedere che lui lavora in commissione agricoltura, mi faceva vedere che solamente in quel settore si stimano 10 miliardi di danni. Il mondo sta, e noi siamo lì immobili, Renzi non ha detto nulla, come se niente fosse. Il mondo sta cambiando e noi discutiamo del Senato elettivo o meno. Infatti su questo, cioè la politica interna, cioè perché secondo voi Renzi le riforme è partito da quelle istituzionali e non quelle sul lavoro, sul problema dell'economia, sul problema della disoccupazione che al sud per i giovani ha raggiunto quasi il 50%? Il 64. 64, sì. Dati sono spot che vengono fatti elettorali per dire che si è fatto qualcosa, ma se oggi andiamo a parlare con 100 italiani, diciamo, sei d'accordo o meno con l'immunità parlamentare per i neosenatori, probabilmente ti prendono a calci, nel senso, sono questi problemi. Non si tratta di volontà, non si ha la possibilità, la forza, il coraggio, la libertà di attuare determinate riforme, di prendere i soldi davvero dove occorre prenderli, di tagliare quei legami con il crimine organizzato che i partiti hanno, quei legami con la massoneria che i partiti hanno, quei legami con grandissimi multinazionali o potentati economici come le concessioni del gioco d'azzardo. Non si ha questa forza, ma non perché? Perché la politica oggi, i partiti prendono i soldi da queste realtà. Ma il fatto adesso del cambiamento del Senato con 100 nominati, con l'immunità dentro e con la fine del bicameralismo perfetto, è un problema serio per la democrazia secondo voi? Sì, è un problema serissimo. Ricordatevi che la ratio è l'unica che c'è dietro a questo, non è il risparmio economico che non c'è, non è neanche lo snellimento dell'iter legislativo, perché sono delle fandonie queste. La riforma Fornero è passata in 19 giorni, il lodo Alfano è passato in 18 giorni tra Camera e Senato. Tutti i decreti legge di Renzi stanno passando molto velocemente. Ricordo anche il pareggio di bilancio in Costituzione. Esatto, che è passato in 4-4-8 con lo strumento della fiducia, con un partito unico che si allea tutto assieme contro il Movimento 5 Stelle, è facile. Ecco. La ratio vera delle riforme del Senato è una: i 19 regioni sono sotto inchiesta per peculato. Se tu metti i pezzi grossi delle regioni e li fai diventare senatori attraverso una nomina dall'alto, in sostanza, perché se li nominano loro, quindi sono i partiti, i segretari di partito che determineranno i nuovi senatori, e gli dai l'immunità, automaticamente li hai salvati per un tot di anni. Cioè questa è la ratio. La verità, la vera obiettivo della riforma del Senato è salvare il deretano di corrotti che si siedono oggi nei consigli regionali. Non ce n'è un'altra. Quindi è evidente che è una deriva. Speriamo che gli italiani se ne rendano conto, abbiamo un anno di informazione davanti. C'è anche da dire che a voler essere maliziosi la sinistra ha sempre avuto poco peso politico al Senato rispetto alla Camera, e per una questione proprio di legge di proporzione sulle regioni, la Lombardia, la Campania hanno sempre avuto un ruolo poi per la Lombardia, l'Ohio, esatto, per la destra, e mentre a livello territoriale il PD è alla maggioranza nelle regioni e nei comuni, di conseguenza un Senato fatto con nominati dalle regioni e dai comuni potrebbe paradossalmente favorire anche in quel caso, anche nella composizione del Senato, il PD. Quindi Renzi probabilmente anche da questo punto di vista vuole fare in modo che la maggioranza schiacciante e frustrante per certi versi per il paese che c'è alla Camera si manifesti poi anche al Senato nei ruoli che avrà, poi va capito bene ancora come che ruoli avrà realmente. Quindi è proprio tutto un progetto per far sì che il cittadino sia sempre più avulso dalla partecipazione reale allo Stato e soprattutto, cioè, al governo, e soprattutto dare maggiori strumenti al governo per diventare una repubblica di fatto non parlamentare, che quello è l'obiettivo finale secondo me. Il tutto per 6 milioni di cittadini vivono in povertà assoluta, io lo dissi ieri al TG3, cioè povertà assoluta significa non riuscire a riempire il piatto che hai davanti a tavola, significa non poter vestire tuo figlio in maniera dignitosa per mandarlo a scuola. Cioè, questa è la povertà assoluta. Ci rendiamo conto che l'Italia era una delle principali economie e la classe media forse più forte d'Europa, e oggi a 6 milioni di cittadini vivono in povertà assoluta, quasi in miseria, e noi stiamo discutendo della riforma costituzionale fatta da
un pregiudicato con legami con Cosa Nostra. Ma questo non può essere il fatto che la politica istituzionale non abbia tutta questa incidenza poi alla fine sulla popolazione. Non ho capito la domanda. Cioè, nel senso, se la politica istituzionale alla fine sia un po' sterile su questo, perché non ha gli strumenti, perché non avendo soldi e in questa economia globale... I soldi ci sono. I soldi, okay. non date retta che non ci sono i soldi. I soldi se li rubano. È populismo? Sì, sarà populismo, ma è la verità. I soldi se li rubano. Galan si intascava 1 milione di euro all'anno. La Camera spende... Sono piccoli esempi, 800.000 euro all'anno solo per rimborsare i viaggi degli ex deputati, non dei deputati, degli ex deputati. Si sono condonati 98 miliardi di euro alle slot machine. Si comprano le grandi opere che non servono a nulla, MOSE, TAV, Expo. Sicuramente se durano così tanto, insomma. Sì, cioè sono veramente tangentifici. Con connessioni, con Cosa Nostra, con l'Andrangheta, che oggi è fortissima, soprattutto nelle grandi opere. L'Andrangheta si è inserita nel nord, nel torinese, sono fortissimi. I comuni sciolti per mafia non sono più soltanto in Calabria, Sicilia o Puglia, sono in Lombardia, sono in Piemonte, in Val d'Aosta. Ma stiamo scherzando? Falcone diceva: segui i soldi, devi trovare la mafia, e i soldi sono al nord e di conseguenza la trovi là in questo momento. Ed è un po' quello che dicevamo da anni, quando ci fu la grande polemica perché Beppe Grillo disse la mafia non è più quella che uccide, il concetto era proprio quello. Ancora una volta, la mafia oggi è quella che manda i figli alla Bocconi e che comanda gli appalti e prende soldi che paradossalmente diventano leciti grazie ad appalti, esatto, vinti però col potere economico acquisito con l'illegalità. Quindi è una macchina che o combatti, come dicevano Falcone e Borsellino, con la totalità dell'impegno del governo, dello Stato, oppure non sconfiggi. E noi crediamo che questo governo oggi, ma potrei dire dagli ultimi, da prima, seconda e terza repubblica praticamente, mai, non ha mai voluto combatterla realmente. Ma sono tutti i politici di oggi, la maggior parte sono figli della trattativa Stato-mafia. Non significa che siano tutti coinvolti direttamente, ma che siano figli di quel sistema, cioè di un patto sottoscritto con il sangue dei cittadini italiani. Io ogni tanto penso a Renzi, che certamente si è battuto il petto a Firenze quando viene commemorata la strage di via Gergofili, dove tra l'altro sono morti due bambini, se non sbaglio una neonata di 50 giorni, Caterina, mi pare si chiamasse Caterina. Cioè va lì, si batte il petto, attacca Cosa Nostra e oggi riforma la Costituzione. Le dobbiamo ricordare, forse l'Italia non interessa, perché forse parli di Berlusconi non gli frega più niente a nessuno, forse. Cioè, ormai l'hanno, come dire, messo in naftalina. Ieri il collega del PD Amendola diceva che alcuni del PD hanno più paura del 5 Stelle che di Berlusconi. Ci chiediamo per quale motivo, dato che noi non abbiamo mai avuto rapporti con Cosa Nostra, mentre Berlusconi sì. Cioè Forza Italia è nato con Cosa Nostra, cioè, ormai lo dicono le sentenze, Dell'Utri il fondatore è stato un mafioso e Berlusconi per tanti anni ha pagato Cosa Nostra sia per protezione anche che per aiutare l'installazione di alcune antenne Fininvest a Palermo, quindi si pagava il pizzo in sostanza, e questo ha rafforzato Cosa Nostra. Cosa Nostra si è rafforzata dal punto di vista economico e ha fatto attentati, tra cui appunto attentati a via dei Gergofili a Firenze, dove il sindaco Renzi con tanto di fasce tricolori si va a battere il petto e fare il segno della croce. Questa per noi è ipocrisia intollerante, ma soprattutto non è un segnale, come diceva lui, dello Stato che vuole sconfiggere la mafia. Borsellino diceva che Stato e mafia si contengono in territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Si sono messi d'accordo. E se la mafia oggi non spara, non perché è debole, ma perché è forte. Perché la mafia spara quando è in difficoltà e ha bisogno di utilizzare la violenza per sistemare un po' le questioni. Un'altra cosa, voi siete ormai in Parlamento da un anno e mezzo. Cosa ne pensate? Che aria si respira alla Camera? Lo dicevo prima, frustrante dal punto di vista... ci sono le possibilità, sono tutte le possibilità di fare qualcosa di buono, ci sono, ci sarebbero. Si ha la possibilità di trovare soldi, come diceva Alessandro, si ha la possibilità di andare nella direzione giusta. Il problema è che non si fa, per quello che abbiamo detto finora, perché sono troppi legami, perché i partiti hanno comunque la campagna elettorale pagata da qualcuno che pone un po' scontentare. Quando abbiamo visto la legge di stabilità, per me è stata un'esperienza drammatica, perché lì si facevano marchette a livello di deputato che faceva un emendamento a firma sua per dare soldi alla sua associazione. Cioè delle cose che se gli italiani vivessero un'ora dentro quelle commissioni credo che impazzirebbero. E dopo un anno e mezzo chiaramente l'atmosfera è quella di chi vive male quella realtà e vorrebbe sapere che tutti la conoscono come lui. E noi però ci mettiamo, cioè
abbiamo sempre lottato e l'impegno c'è, ci sarà sempre, ma crediamo che sia veramente il momento di governare, il momento di fare un vero passo in avanti con un gruppo politico che non ha quei legami di cui dicevo prima. E quindi torneremo sicuramente alla carica a breve. Sì, però i cittadini italiani si devono rendere conto che non basta una forza politica che avrà fatto qualche errore di comunicazione, anche se noi in un anno e mezzo non abbiamo mai ricevuto una critica su un voto che abbiamo fatto in aula. Cioè, non c'è mai stato nessuno che sia un giornalista o un cittadino che odia il Movimento 5 Stelle, odia Grillo perché urla, o Maglio Di Stefano per le sue posizioni, o Alessandro Di Battista, che ci abbia detto qui avete sbagliato a votare. Non è mai successo. Se ci pensate, un parlamentare della Repubblica dovrebbe essere giudicato in base a quello che vota. In fondo siamo pagati per votare, giusto? Ecco, ad oggi non è mai successo che qualcuno ci abbia mai criticato nel merito. I cittadini italiani si devono rendere conto che non basta una forza politica del genere per cambiare le cose in Italia. Serve una vera e propria democratica, non violenta, civile sollevazione popolare. Cioè serve questo, serve che il potere arrogante tema i cittadini. Voglio prendere un attimo le difese dei cittadini, cioè nel senso un cittadino che viene vessato da tutto quello che deve fare per mantenere una famiglia, cioè un mutuo da pagare, cioè deve andare a lavorare forse non solo 8 ore ma diventano 10 e si deve informare, ci vuole tempo per essere informati e se l'informazione quella che passa è quella dei grandi media, cioè il risultato rimane sempre lo stesso. E avete in mente qualche tipo di idea per avvicinare i cittadini alla politica? Io sono perfettamente d'accordo, ma è una battaglia del Movimento 5 Stelle, è quella da sempre. Il primo passaggio sarebbe, se avessimo la possibilità di farlo subito, di fare in modo che i media si occupassero davvero di fare informazione. Il problema è che in questo momento con i rimborsi all'editoria e con un sistema malato in cui i maggiori proprietari o controllori dei gruppi come l'Espresso e come tutti gli altri gruppi di potere mediatico sono tutti in mano alla politica. Sono no? Quattro gli editori. Esatto, Carlo De Benedetti, che è tessera numero uno del PD, comanda essenzialmente metà dell'informazione italiana, l'altra metà è la in mano Berlusconi. Che tessera 18-16 della P2. Che tessera della P2 invece. Di conseguenza non, da questo punto di vista è complicato. Noi abbiamo provato, sinceramente, non era nella nostra indole, perché noi abbiamo sempre fatto per anni una campagna contro l'utilizzo della televisione come strumento di informazione, perché era chiaramente malata. Abbiamo anche provato sotto le europee a cambiare un po' l'utilizzo dei media. Il problema è che quella è una macchina creata apposta per dare un messaggio che è sempre distorto. Allora quando ci dicono perché oggi non andate in TV più di tanto, perché noi vorremmo che si potessero fare dei programmi come questo in cui si parla di contenuti, ed è difficile che questi ci siano ad oggi. Allora io credo che intanto fa quello che facciamo sempre, è coinvolgere i cittadini nelle piazze. Se ne raggiungono pochi, verissimo, però dovremmo fare in modo, e ci stiamo ragionando su questo, di far sì che la televisione venga a occuparsi di contenuti, perché tu li stai creando e passi solo dei contenuti. È un processo lungo e probabilmente complicato, però è l'unico secondo me, perché non si può, per rincorrere un obiettivo, cambiare direzione di qualcosa che per noi è fondamentale, invece, che è quello di far sì che appunto i media si occupino di fatti e non di... All'ultimo europeo abbiamo perso. Tuttavia i voti che abbiamo conquistato sono dei voti estremamente consapevoli e sono frutto di un anno e mezzo di lavoro di tutto il movimento, non soltanto del gruppo parlamentare, che ha davvero senza sosta girato tutte le piazze d'Italia, io e Maglio, ma tutti i nostri colleghi, veramente non ci siamo mai risparmiati, mai. E questo alla fine ti dà dei frutti, quindi quando tu semini alla fine raccogli, forse pensavamo di raccogliere di più, io pensavo di raccogliere molto di più, ma alla fine qualcosa raccogli, la strada è molto lenta probabilmente, hai ragione tu quando parli, io pure a volte mi arrabbio un po' con certi cittadini, ma tanti cittadini hanno da pensare ad altre cose che informarsi su internet, hai perfettamente ragione. Ciononostante, se tu insisti in questo modo, con le piazze, con la rete, banalmente oggi il mio Facebook ha più like della pagina dell'Unità, tra l'altro l'Unità ha chiuso, io dico chi è causa del suo giornale pianga se stesso, e mi dispiace per i lavoratori, ma se hai preso 22 milioni di euro di rimborsi pubblici, non sai fare un giornale e diventa un organo di partito come la Pravda
In Russia evidentemente nessuno più ti legge, ti leggono solamente i deputati del PD, perché ormai è uno stato simbolo andare con l'era con l'unità sotto braccio. Questi però sono dei segnali importanti, che un parlamentare sconosciuto oggi, anche Maglio, tutti i nostri colleghi stanno crescendo come numero di persone che seguono la politica, oppure che appunto alcuni programmi televisivi e dei talk show indecenti calino di ascolti. Cioè, sta cambiando anche questo livello di informazione. È lento il percorso, perché poi Berlusconi l'ha impostata, non soltanto lui, tutta sulla televisione negli ultimi anni. La televisione, tra l'altro, è uno strumento estremamente pericoloso, perché mitizza le persone che ci vanno dentro. A noi è capitato di le prime volte si è andati in televisione. Ricordiamo anche che dall'ultima relazione dell'Agicom il 69% dell'orientamento di voto avviene tramite i telegiornali nazionali, TG1 e TG5 in primis, di conseguenza. Esatto. È drammatico se ci pensate, no? E soprattutto l'italiano di media sceglie chi votare nelle ultime 78 ore, che è un'altra roba drammatica. Uno dovrebbe avere una consapevolezza tempo politica precedente. Esatto. Lo so, però tante cose stanno cambiando. Gli ascolti che faceva un tempo il TG, un tempo i talk show, non sono gli ascolti che fanno oggi. Oggi ci sono 24 milioni di utenti Facebook, ci sono milioni di cittadini che si informano in rete, ci sono tanti cittadini che non hanno la TV. Io non ho la TV da diverso tempo. Televisione viene dal greco, significa televidere, dal greco sì, perché non ho fatto greco, ho fatto il latino, comunque vedere da lontano. E noi invece crediamo che la politica si possa decifrare soltanto se la vedi da molto molto vicino, come i decreti legge che arrivano da parte del governo, e tu devi leggere fino all'ultima riga per comprendere se una riga nasconde una marchetta. E la stessa cosa devono fare i cittadini italiani. Questo ci vuole fatica, come magari fatica anche vostra di fare una televisione indipendente. Un'ultima domanda sui decreti attuativi invece, cioè quello che veramente poi arriva ai cittadini, cioè come siamo messi rispetto alle leggi che vengono fatte in Parlamento e poi da parte dei ministeri i decreti attuativi, che sono poi alla fine come verranno spesi i soldi, se verranno mai spesi, insomma, se ci sono quei soldi. Beh, la macchina parlamentare in questo momento è totalmente in mano, in preda alla follia, nel senso che il governo, ma anche Renzi, ma i precedenti della stessa media, viaggia su tre decreti, su un decreto ogni tre giorni di media. Vuol dire che il Parlamento sostanzialmente non decide più nulla. Ma la cosa inquietante è che il decreto serve perché in copertina c'è un titolo che è spendibile sui giornali, quindi Salva Italia, Destinazione Italia, competitività e pubblica amministrazione. Titoli. Poi gli italiani non sanno che il decreto, quando viene poi approvato, quando diventa legge, ha una parte mancante ancora, che è quella del decreto attuativo. Il decreto attuativo è come dire: io voglio comprare una macchina, ma se non vado poi lì e do i soldi, non me la compro. Certo. Allora, la legge è la tua idea di comprarla, la macchina in mano tua è perché hai messo i soldi, ed è il decreto attuativo. Ecco, i decreti attuativi ne sono stati fatti, credo, neanche una ventina su 148 oggi decreti. Oggi leggevo sul fatto che il governo Renzi già manca di 148 decreti attuativi. Esatto. Ripeto, i decreti attuativi dall'inizio legislatura. Dall'inizio legislatura, sì. Sono appunto, come lo spiegava Maglio, la realtà di una legge sono i decreti attuativi. Se mancano i decreti attuativi, tutto quello di cui si discute giorni e giorni in televisione non è nulla, è aria fritta. Cioè, noi discutiamo la maggior parte del tempo, anzi loro francamente, perché noi del 5 Stelle ci comportiamo in maniera differente, può piacere o non piacere, loro discutono, e anche in molti mezzi di comunicazione, del nulla, cioè perché diciamo aria fritta. Cioè, possiamo dire che leggi approvate magari a marzo 2013 non ci sono i decreti ancora oggi, cioè, non arrivano nel territorio. Vi dico una curiosità incredibile: diciamo all'inizio che oggi l'unica forma che abbiamo è quella, diciamo, del ricatto istituzionale, no? O fate come diciamo noi, vi teniamo in aula, vi facciamo fare le notti, eccetera eccetera. Nell'ultimo decreto abbiamo dovuto addirittura contrattare con questa arma, quindi vi teniamo fino a notte, per ottenere dei decreti attuativi. Quindi non la legge che abbiamo già votato e approvata, ma per dirgli: ok, ora quella legge deve diventare davvero qualcosa di fatto, e l'abbiamo fatto spingendo sul decreto attuativo che permetterà il microcredito con il nostro fondo, perché noi, ricordiamolo, verseremo il 50% dei nostri stipendi su un fondo che è per la piccola e media impresa, ma senza decreto attuativo non si poteva fare il microcredito per le aziende. Abbiamo lottato per ottenere questo, cioè questo è per far capire lo stato comatoso delle istituzioni italiane, è totalmente in mano alla burocrazia. Se i cittadini fossero delle mosche, e svolazzassero qualche ora a Montecitorio con noi, o nei ministeri, il 5 Stelle prenderebbe il 90% dei voti. Solo che ci vuole tempo per trasformarsi in delle mosche. Però questo è davvero il concetto. Quello che ha detto Mali è incredibile. Noi abbiamo barattato anche l'altro decreto attuativo che abbiamo ottenuto
tre giorni fa con l'esecutivo, cioè nel senso, è venuto il governo con una lettera scritta, perché non ci fidiamo delle loro parole, con insomma un impegno scritto firmato e controfirmato appunto che venissero poi presentati i crediti attuativi. L'altro era sull'emendamento Fantinati sulle cooperazioni, che praticamente una idea del 5 Stelle che è passata in un decreto, non mi ricordo quale, permette di destinazione Italia di bloccare le cartelle esattoriali a quelle aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato. Cioè, se io azienda ti devo dare 50 di tasse e tu Stato mi devi pagare 50, se permetti congeliamo, insomma, certo. Logica. Una proposta del 5 Stelle che è passata, però mancava il decreto attuativo, e noi per ottenere il decreto attuativo, che ripeto è un obbligo da parte del governo e dei ministeri, cioè non è un favore, è un obbligo per legge, ma non lo fanno, per ottenere il decreto attuativo gli abbiamo detto o ci fate questi decreti attuativi entro settembre oppure vi teniamo in aula fino a Ferragosto. E loro veramente avevano prenotato tutti i voli. Quando ieri la Presidente Boldrini ha dato il rompete le righe, sembravano veramente le scene fantozziane in cui via, non so se vi ricordate Fantozzi quando suona la campanella, c'è Calboni, tutti prendono e fuggono, la stessa situazione, anche perché quest'anno con il Movimento 5 Stelle la maggioranza è stata tantissima in aula, cioè noi li abbiamo costretti con l'ostruzionismo, con la nostra presenza massiccia, perché altrimenti andavano sotto su alcune votazioni, a lavorare. Hanno lavorato molto male, quantomeno quest'anno hanno lavorato. Per statali dei deputati credo che non ci sia. È vero. Va benissimo, abbiamo esaurito il tempo e grazie a voi. Grazie a voi e in bocca al lupo per questo progetto. Grazie.